Dalla gestione della pandemia alle infrastrutture, dall'edilizia ospedaliera al turismo, la Giunta Acquaroli si è riunita oggi a Palazzo Raffaello per presentare alla stampa il bilancio con i risultati conseguiti nel primo anno di governo. Il presidente Francesco Acquaroli ha sin da subito ringraziato tutta la squadra, ribadendo il grande senso di responsabilità e l'unità di intenti. Devo dire che colgo questa occasione per ringraziare appunto tutte le forze politiche, ma anche singolarmente tutti i componenti di Giunta e maggioranza, perché mi fanno avere un sostegno che non è mai scontato. A volte la politica ti costringe a rispondere a una logica parziale e immediata e ti inibisce invece di mantenere fede a una visione un po' più alta e complessiva. Sono stati 12 mesi complicati, ha raccontato il governatore, dove insieme alla gestione sanitaria e sociale della pandemia abbiamo messo le basi per costruire quella visione di nuova regione che abbiamo raccontato in campagna elettorale. Punto d'orgoglio è la vaccinazione, ha proseguito Acquaroli, che oggi tocca l'84% delle prime dosi. Tante le iniziative messe in campo per la lotta al virus, tra queste il potenziamento delle USCA, gli screening di massa, il numero unico regionale, il Covid Hotel e le 237 terapie intensive che ancora oggi permettono alle Marche di mantenersi in zona bianca, prezioso anche il supporto della Protezione Civile. Sempre in tema di sanità, è stato ribadito lo stop agli ospedali unici e la realizzazione dei 3 nuovi nosocomi a Pesaro, Macerata e San Benedetto, oltre alla riqualificazione di 10 ospedali, tra cui Fano, Fossombrone, Cagli, Urbino, Pergole e Senigallia. Le Marche, poi, per prime in Italia, hanno attivato la ventilazione meccanica nelle scuole perché la sicurezza e la qualità dell'aria respirata dai ragazzi, ha ribadito Acquaroli, è importante oggi per la pandemia e domani per garantire ambienti più salubri e accoglienti. Fondamentale anche il sostegno alla ripresa post-Covid, in particolare alle imprese, vero motore dell'economia. Si è puntato anche sulla ricerca e l'innovazione con bandi ad hoc per agevolare una fase di aggregazione delle imprese e affrontare meglio così la sfida della globalizzazione e della crescita economica. Messa in campo inoltre una serie di iniziative per le politiche e i servizi sociali, come contributi per minori e le famiglie in difficoltà, tra cui sostegni per affitti e utenze, più le risorse per il mondo della disabilità e della non autosufficienza. Sulle infrastrutture, invece, il governatore, tra gli altri, ha ricordato lo stop ai cantieri sulla 14 e la Fano-Grosseto, per la quale c'è un ritardo, ha precisato sulla progettazione, e ancora il protocollo d'intesa per il porto, aeroporto e interporto, nonché il risultato conseguito con i fondi del PNRR, ottuplicati da 20 a 156 milioni, destinati all'autorità portuale dell'Adriatico centrale, e cioè per Ancona, Pesaro e San Benedetto. In un territorio come quello colpito dal cratere sismico, le infrastrutture sono essenziali perché sono territori bellissimi, con delle altissime potenzialità, ma per la gran parte irraggiungibili. Se un territorio è irraggiungibile, il recupero di quella che è stata una vita sospesa per 5 anni diventa difficile se non li metti in condizione di tornare fortemente competitivi. Certamente c'è qualcosa che non va, che è mancato, e secondo il mio punto di vista l'utilizzo del PNRR è un utilizzo che vede coinvolte poco e male le regioni, creando una possibilità di non dare le risposte che il nostro territorio aspetta moltissimo da questo tipo di opportunità. Devo dire anche che c'è un altro aspetto che mi preoccupa moltissimo, che è quello che riguarda soprattutto la Fano-Grosseto, dove fatichiamo, nonostante Toscana, Umbria e Marche ritengono questa infrastruttura una priorità, fatichiamo a vedere quei passi avanti che avremmo voluto vedere in un anno. Non è mancato poi uno sguardo al lavoro, alla cultura, allo sport, al turismo e alla promozione del territorio, fatta anche insieme al testimonial Roberto Mancini, CT, della Nazionale di Calcio. Sono molto preoccupato per quello che concerne il lavoro, perché il lavoro è l'elemento essenziale. Noi stiamo impoverendo, la nostra regione, il nostro sistema economico si sta impoverendo di tante opportunità, e questo sicuramente la pandemia non ci ha aiutato a superare quello che era una crisi di un sistema che aveva tante concause che si erano sommate, l'abbiamo detto tante volte, il credito, la impossibilità di avere una grande banca o comunque che prima avevamo è diventato un limite, lo spopolamento, le aree interne. Noi stiamo mettendo in campo però una visione abbastanza seria, forte e autorevole. Tra l'altro c'è in discussione con il Ministro anche, voi sapete, la questione relativa alla ZES, e che cercheremo di portare avanti tutti insieme per garantire un sistema competitivo, il rilancio del sistema competitivo alla nostra regione. Chiaramente sul turismo c'è una strada molto importante da percorrere.
Il turismo però ha chiarito che non può sostituire nell'immediato, soprattutto nell'immaginario immediato, quello che è la perdita di occupazione che alcune crisi rischiano di creare.